Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei 10 fumetti top del 2017, ovvero le letture migliori che ho fatto durante l'anno. I fumetti che vi citerò in questo video non sono usciti tutti nel 2017, sono quelli che io ho letto però quest'anno. Per me è stato difficilissimo scegliere soltanto 10 fumetti da citarvi oggi, perché in realtà quest'anno ho letto tantissimi fumetti molto molto belli. Direi di partire subito con Amarsi e Lasciarsi di Yosaki Saka. Questo è stato forse lo shoujo più bello che io abbia letto quest'anno, ma ne ho letti tantissimi molto carini, solo che mi sono lasciata veramente intrappolare da questa storia. Mi ha intrigato tantissimo, ne sono praticamente ossessionata al momento. Questo fumetto è edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,50€ e al momento sono usciti 3 volumi. La storia parla di due ragazze praticamente agli opposti. Una è molto timida, fa fatica a relazionarsi con i ragazzi e ha una visione molto romantica dell'amore, mentre l'altra è un po' più espansiva e razionale, anche quando si tratta di sentimenti. È un manga che parla di primi amori, amicizia, famiglia, crescita personale. Io personalmente mi sono innamorata dei personaggi. Andando avanti con la storia mi sto innamorando sempre di più anche di quei personaggi che all'inizio non mi convincevano al 100%. Sono davvero ben caratterizzati secondo me, molto complessi, e l'autrice non ci svela tutto all'inizio, ma c'è proprio una vera e propria crescita nell'arco del manga. I disegni sono veramente bellissimi. A me personalmente piace molto come disegna Yosaki Saka. I suoi personaggi sono sempre molto belli, soprattutto i ragazzi. E mi piacciono molto le linee morbide e il modo in cui disegna in particolare gli occhi, perché secondo me sono veramente molto espressivi, riescono a comunicare tanto. Cambiando totalmente genere, Special Exits di Joyce Farmer, edito da Aries Edizioni al prezzo di 17€, è uno dei fumetti più forti che io abbia mai letto, ma soprattutto uno di quelli che ti lascia qualche cosa dentro, che ti fa riflettere e che mi porterò appresso penso per sempre. La storia parla di una coppia anziana che viene assistita dalla figlia. Questi ormai hanno infatti diversi problemi di salute, li vediamo nella loro vita quotidiana, come si rapportano, che visione hanno del mondo, come vengono trattati dagli altri, ma soprattutto dalla società americana. È una storia quindi quotidiana che parla molto di vita, di malattia, ma anche di morte. Quello che mi ha colpito di più di questo fumetto è che l'autrice parla per esperienza personale, si vede tanto che è tratto da una storia vera, almeno ai miei occhi quello che viene raccontato in questo fumetto sembra totalmente plausibile e reale. Pur ispirandosi alla realtà non cerca di filtrare nulla, di addolcire ad esempio i caratteri dei personaggi principali. Viene tutto rappresentato in maniera molto diretta, un po' nuda e cruda. È una verità un po' scomoda che fa male, che può rendere tristi, ma allo stesso tempo fa riflettere tanto sul modo in cui vengono trattati gli anziani nella società d'oggi, come vengono visti anche da al sistema sanitario. E niente, ho trovato un fumetto veramente molto potente sotto questo punto di vista, che tratta delle tematiche diciamo un po' scomode, che magari non vogliamo trattare anche se siamo giovani, non vogliamo pensare alla malattia, alla morte, alla vecchiaia, ma che secondo me invece sarebbe bene riflettere, non soltanto per noi stessi ma anche per il modo in cui ci rapportiamo poi con gli altri. Per quanto riguarda i disegni non sono fra i miei preferiti, probabilmente perché rappresentano in maniera troppo veritiera la realtà, e quindi spesso mi ha dato un po', non dico fastidio, da una parte non mi sono piaciuti per questo motivo, però dall'altra ho apprezzato questa sincerità dell'autrice. Fra tutti i fumetti che ho letto quest'anno di Zero Calcare, probabilmente quello che mi è rimasto più impresso è Dimentica il mio nome, edito da Vogue Publishing al prezzo di 18€. Questo fra tutti i fumetti dell'autore è probabilmente quello un po' più fantasy, con un tocco diciamo magico, non so bene come spiegarlo. Da una parte questo aspetto mi è piaciuto perché è qualcosa di diverso secondo me rispetto soprattutto ai primi fumetti di Zero Calcare che ho letto. Rappresenta un po' un distacco, un'evoluzione dello stile ma anche delle tematiche che vengono affrontate. Nella storia non mancano momenti diciamo divertenti, ironici, quella sottile critica alla società che ti fa da una parte soffrire dentro per la verità scomoda che viene esposta, dall'altro ti fa ridere un po' anche di te stesso. Però il filone principale si ricollega alla morte della nonna, quindi a una cosa abbastanza traumatica e cupa. Questo si riflette tanto anche nel disegno, che è molto più cupo. Le prime tavole in particolare, soprattutto queste due, sono fra le mie preferite perché esprimono secondo me tantissima angoscia e rappresentano secondo me bene quello che potrebbe essere lo stato d'animo di una persona che si avvicina a qualcuno di caro che sta per morire. Una cosa veramente molto difficile da esprimere a parole, ma che nel disegno secondo me comunica tutta quella
emozione fortissima e triste, e è fatta però anche di paura. È stata quindi una lettura sì divertente, che è la cosa che mi piace di più di quest'autore, che riesce a raccontare una storia, a parlare del quotidiano, sollevando le varie criticità e problematiche della società d'oggi, facendoti però anche sorridere. Però allo stesso tempo mi sono trovata di fronte a un fumetto che mi ha fatto riflettere e anche stare un tantino male, una cosa che ho apprezzato perché comunque a me piace riflettere e mi piace quando un fumetto è in grado di suscitarmi emozioni forti. Un altro manga bellissimo che, se non sbaglio, è uscito proprio quest'anno è Idamari ga Kikoeru di Fumino Yuki, edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90 €, un fumetto completo in due volumi. Mi è piaciuto veramente tanto. Si tratta di uno shonenai molto dolce e tenero, che però tratta anche di tematiche importanti. Infatti uno dei protagonisti è un ragazzo che non sente bene, ha questo handicap dell'udito. Un ragazzo che, diciamo, caratterialmente molto diverso da lui si offre di prendergli appunti a lezioni. Fra i due nascerà una tenera amicizia che poi si evolverà. È una storia che mi ha fatto sorridere veramente tanto, perché è veramente molto dolce e delicata, però allo stesso tempo in grado di parlare di disabilità in maniera diretta. E la cosa che mi ha colpito di più è vedere dal punto di vista di qualcuno che non è, diciamo, agiato, come posso essere ad esempio io, come si trova in una società che non è pensata per lui, come fa fronte a tante problematiche che persone comuni non devono affrontare, come ad esempio andare a lezione, non riuscire a prendere appunti, a capire bene la lezione del professore. Insomma, per me è stato veramente molto interessante. Inserito poi nel contesto giapponese ancora di più, perché sono molto curiosa verso questa cultura, quindi scoprire sempre aspetti nuovi per me è molto interessante. Inoltre i personaggi mi sono piaciuti molto. L'autrice si concentra maggiormente sui due protagonisti, quindi sono quelli meglio caratterizzati nella storia, una cosa comunque che ho apprezzato tanto, il fare poche cose però fatte bene. I disegni devo dire che mi sono piaciuti tanto. I personaggi sono meno femminili rispetto ad altri manga di questo genere che ho letto, quindi i tratti sono un po' più spigolosi. Una cosa che ho apprezzato tanto come la semplicità: non ci sono tanti ghirigori, tanti sfondi magari super elaborati, ci si concentra veramente tanto sui personaggi. In questa lista non poteva mancare I Kill Giants di Kelly e Nimura, edito da Bao Publishing al prezzo di 15 €. La protagonista di questa storia è una ragazzina che va alle elementari, che non si preoccupa tanto della scuola o degli amici perché ha una missione molto importante da portare a termine, ovvero uccidere i giganti. Può sembrare una cosa buffa e senza senso, e per questo viene presa spesso in giro e vittima di bullismo a scuola, non viene presa sul serio neanche dagli adulti, ma i giganti ci si renderà conto nella storia che esistono e come. E l'ho trovata una metafora veramente molto bella per parlare un po' di quelli che sono i problemi di chiunque. Ognuno ha i propri giganti. Sono quelle cose che sembrano insormontabili, molto più grandi di noi, che spesso non sappiamo come affrontare, ma in un modo o nell'altro ci dobbiamo scontrare con questi problemi. Quindi l'ho trovata una lettura veramente molto bella sotto questo punto di vista. Inoltre è riuscita ad emozionarmi tanto, perché mi sono un po' sentita Barbara anche io. Inoltre, come accennavo poco fa, si parla di bullismo e ho apprezzato tanto il modo in cui se ne parla, il modo in cui reagisce Barbara ai bulli, il modo in cui non si lascia semplicemente abbattere, ma cerca di reagire. E poi si parla anche di amicizia. È un fumetto che ho trovato molto potente a livello comunicativo. Mi ha ricordato per certi versi 7 minuti dopo la mezzanotte, solo che questo è riuscito veramente a sorprendermi ed emozionarmi. I disegni poi mi sono piaciuti veramente tanto, li ho trovati a tratti un po' carini e buffi, e d'altra parte un po' terrificanti e cupi, perché comunque le tematiche che si vanno ad affrontare riguardano la vita e non sono cose sempre molto facili da raccontare, soprattutto pensando che la protagonista è una ragazzina di quinta elementare. È una storia che ho apprezzato tantissimo e che, se potessi, regalerei veramente a chiunque, perché penso che possa parlare a tante persone diverse. È in grado di emozionare, ma al tempo stesso anche di strappare un sorriso e far riflettere. Presto uscirà il film tratto da questo fumetto e non vedo l'ora di guardarlo. Ho visto qualche immagine qua e là e mi sembra bello. Tutt'altra storia per quanto riguarda Mouse di Art Spiegelman, edito da Einaudi al prezzo di 20 euro.
Questo fumetto è secondo me importantissimo e deve far parte del bagaglio culturale, personale di ogni persona, perché parla di un momento storico in cui per fortuna io non ho vissuto, ma questo non significa che chi non è stato toccato direttamente non debba conoscere quello che è stato in passato, soprattutto perché rende secondo me più consapevoli e per certi versi ti fa vedere il mondo d'oggi sotto una luce diversa. Questa è una storia a fumetti autobiografica e parla in particolare del padre dell'autore, della sua esperienza nei campi di concentramento. Gli ebrei vengono rappresentati come topi, mentre i nazisti come gatti. In generale tutti i personaggi di questo fumetto sono rappresentati sotto forma di animali. All'inizio pensavo che questo spersonalizzasse un po' la storia, avevo paura di non provare empatia, di non capire appieno le dinamiche, la violenza, la crudeltà di certe azioni delle persone proprio perché erano rappresentate come animali. In realtà è successo un po' l'opposto, che è una cosa che ancora devo capire perché è successa. Vedere questi topolini soffrire, il dolore è una cosa che veramente io non sopporto, mi dà proprio fastidio, e vederlo sugli animali di questa storia è stato a volte veramente insopportabile per me. È veramente terribile fino a che punto ci si può spingere ad odiare qualcuno, a fare così tanto male a delle persone. È veramente brutto e a me personalmente tocca e fa male, ma non per questo voglio nascondermi, diciamo, nel mio angolino. Penso che sia stata una lettura importante nel mio bagaglio culturale, nel mio bagaglio come lettrice. È un fumetto che mi è piaciuto, ma non perché io provassi gioia o perché mi piacesse quello che stavo leggendo, ma perché è una storia comunque vera, una testimonianza, e per questo l'ho trovato molto importante. Ho apprezzato tanto anche il coraggio dell'autore di raccontare questa storia un po' scomoda, perché alla fine suo padre non è rappresentato come la persona migliore di questo mondo, ma anzi, quindi non deve essere stato facile nemmeno per l'autore disegnare e rappresentare questa storia. L'ho apprezzato quindi doppiamente. Tornando a parlare di cose un po' più felici, un altro fumetto che mi è piaciuto tantissimo quest'anno è The Sender, una serie a fumetti al momento in corso per Bao Publishing al prezzo di, questo è stato un regalo, quindi c'è il bollino, comunque troverete tutti i link come al solito qua sotto in descrizione. Al momento, dicevo, sono usciti 4 volumi e è bellissimo questo fumetto. Se vi piace soprattutto lo spazio e la fantascienza, lo apprezzerete tantissimo. Questo fumetto, come dicevo, è ambientato nello spazio 10 anni dopo una strage causata da dei robot chiamati mietitori, dei grandissimi robot. In seguito a questo evento sono stati distrutti tutte le macchine, tutti i robot, per evitare che accadesse di nuovo, ma ne è rimasto uno, Team 21, un robot dalle sembianze di bambino programmato per tenere compagnia. Tutti si mettono alla ricerca di questo robot perché alcuni vogliono capire da dove sono arrivati i mietitori, se c'entra qualcosa questo team, altri lo vogliono distruggere per evitare che i robot possano tornare. Un gran caos galattico. Quello che ho apprezzato maggiormente di questo fumetto è che Team 21, un bambino robot, è talmente sensibile, nonostante sia una macchina, quindi non è realmente in grado di provare delle emozioni, invece è la parte sensibile del fumetto. L'ho apprezzato veramente tanto, anche perché mette in discussione tante cose diverse, fin dove si spinge la tecnologia, che cosa è giusto e sbagliato, se può essere trattato come un umano o meno, visto che sembra provare delle emozioni. Si parla anche dell'ambizione umana, naturalmente, il fatto di costruire delle macchine, dei robot, da dove vengono questi robot giganti. Ci sono tanti misteri e tante cose in ballo che ho trovato super interessanti. È una storia avventurosa che sa anche emozionare. I disegni devo dire che ho imparato ad apprezzarli con il tempo. Inizialmente ero un po' perplessa perché i colori mi piacciono tanto, però spesso i colori sono disposti senza veri e propri contorni. Manca un po' di nitidezza, secondo me, e quindi spesso facevo fatica a capire bene le dinamiche del fumetto, mi sfuggivano dei dettagli. Andando avanti con la storia invece li ho amati sempre sempre di più. Ci sono delle tavole che secondo me sono delle piccole opere d'arte, come ad esempio questa. Non ci sono bordi, confini, tanti elementi di momenti diversi racchiusi in una sola pagina, è tutto ben amalgamato, non so,
adoro. È inoltre un fumetto, diciamo, di fantasia ambientato in un ipotetico futuro, in una galassia lontana, lontana, un po' come Star Wars, però al tempo stesso parla di cose attualissime della società di oggi, quindi penso sia un grandissimo fumetto. Prima o poi lo dovevo citare, perché il 2017 è stato l'anno di Inio Asano, quindi almeno un suo fumetto lo devo citare, lo devo inserire in questo video. E ho scelto Solanin, appunto di Inio Asano, edito da Planet Manga al prezzo di 7,50€, una serie completa in due volumi. Vi ho parlato in tantissimi video di questo manga, che per me è uno dei più belli che abbia mai letto. È un seinen che parla di un gruppo di ragazzi appena usciti dall'università che non sanno essenzialmente che cosa fare della loro vita. Quindi è un momento, diciamo, in cui io mi sono personalmente rivista tantissimo, ma non solo per questo mi è piaciuto tanto, ma soprattutto per il modo in cui l'autore è in grado di raccontare questo tipo di storia non semplicissimo. Il dramma umano, l'incertezza, il voler cercare uno scopo nella propria vita, non sapere che cosa fare. Tutto questo inserito nel Giappone d'oggi, una cosa che forse l'avrò già detto in questo video, ma a me personalmente affascina tanto, e è molto bravo Inio Asano a parlare del Giappone. Spesso e volentieri critica il suo paese, la società, però in questo modo riusciamo a vedere un po' tutto tondo quello che è il Giappone, non soltanto nei suoi lati belli, ma anche nelle sue criticità. E a parte il Giappone, la storia di questi ragazzi potrebbe benissimo essere la storia di qualcuno di noi qui in Europa. Ci sono quindi delle tematiche universali che parlano tantissimo a quella che è la mia generazione, ma secondo me a chiunque si trovi in un momento un po' di stallo e di incertezza. È una storia che mi ha toccato tantissimo, perché anche a livello emotivo è comunque molto forte, ci sono dei piccoli drammi, è in grado di far riflettere, una cosa secondo me importantissima, e allo stesso tempo di dare una sorta di risoluzione a questi dubbi. I disegni di questo autore, l'ho detto un sacco di volte, mi piacciono molto, mi piace molto come rappresenta i volti dei suoi personaggi, che trovo molto espressivi, e mi piace il dettaglio, la ricerca negli sfondi, nelle ambientazioni, i paesaggi giapponesi. Continuiamo con La generazione di Flavio Biondi, edito da Bao Publishing al prezzo di 15€. Questo fumetto ve l'ho citato più di una volta recentemente, perché l'ho letto appunto di recente e mi ha conquistata. La storia parla di un ragazzo che in seguito alla rottura col suo fidanzato torna nel suo paese d'origine. Va a stare dalla nonna e si ritrova in casa anche le zie, cugine, parenti vari, insomma. E in questo modo riscoprirà quella che è la sua famiglia, i veri valori, i valori importanti che la vita, imparerà a conoscere meglio non soltanto la sua famiglia, ma appunto se stesso. È una storia che mette a confronto generazioni differenti e che per questo ho trovato molto interessante. Ci sono poi dei momenti un po' teneri, perché quando si sta in famiglia comunque ci sono quelle dinamiche un po' intime, personali, ma anche un po' divertenti. Si parla inoltre di omosessualità, di come viene vista all'interno della famiglia, si hanno quindi visioni differenti, e in tutto questo contesto il protagonista deve trovare, diciamo, la sua via, riscoprire quello che è veramente importante. I disegni di Flavio Biondi a me piacciono tanto, di suo ho già letto anche La giusta misura, che mi è piaciuto tantissimo. I personaggi sono veramente molto espressivi e sono secondo me caratteristici, perché hanno dei puntini sul viso che sono un po' tipo lentiggini. Se non l'avete mai letto, per favore leggetelo, perché vi piacerà tantissimo, lo adorerete, piangerete un po', frignerete, però vi assicuro che ne vale la pena. Infine non potevo non inserire Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Bao Publishing al prezzo di 27€. Questa storia è veramente importante anche a livello, diciamo, di volume, è una storia veramente molto ricca. I protagonisti sono Iris e Ismail, una coppia che sta per andare a convivere, solo che Ismail deve tornare nel suo paese d'origine, ovvero la Siria, per sbrigare le ultime faccende. Purtroppo però i vari conflitti che ci sono in questo paese gli impediranno di tornare da Iris, che nel frattempo scopre di essere incinta. Mi è piaciuto molto il modo in cui gli autori hanno saputo mescolare storie diverse, perché da una parte seguiamo appunto Ismail in Siria, che cerca di tornare in Italia da Iris, e appunto Iris che è qua in Italia, ma nella storia scopriamo anche le loro famiglie, c'è questa
ricerca delle proprie radici, soprattutto da parte di Iris, e tutto questo nel racconto viene rappresentato in maniera diversa. Ci sono tre stili di disegno diversi, colori differenti a seconda appunto del periodo storico, ed è una cosa che ho apprezzato tanto perché visivamente sappiamo subito di che cosa stiamo parlando. La scrittura ha poi un ruolo veramente molto importante all'interno della storia, ci sono tante pagine scritte a mano, delle lettere, ecco qua ad esempio, una cosa che ho apprezzato tanto, ma ad esempio Ismail studia la scrittura araba, per lui ha un significato veramente importante e quindi la scrittura diventa vera e propria arte. Si parla tanto anche di vocazione, quello per cui siamo portati a fare nella vita, non soltanto vocazione religiosa, ma anche perché la religione ha comunque un ruolo centrale all'interno della storia. Insomma, tante cose diverse, sicuramente non riuscirò mai in pochi minuti a raccontarvi bene questo fumetto, quindi leggetelo e nel caso andatevi a recuperare la recensione che ho fatto qua sul canale, la troverete nelle schede qua sotto in descrizione. Questi erano quindi i fumetti migliori che io abbia letto nel 2017. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete letti anche voi, se vi sono piaciuti così tanto quanto li ho amati io, oppure fatemi sapere quali sono stati i vostri fumetti preferiti dell'anno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!